Alberico Sorrentino, presidente del Movimento Nazionale dei Direttori SGA, voi siete in piazza a 5 giorni dall'apertura della scuola per rivendicare l'uscita dall'ATA e avere una vostra carriera autonoma che vi parti dove? Allora, vogliamo arrivare, come diciamo in tutti i comparti, avere una nostra crescita, arrivare alla carriera dirigenziale significa garantire ai direttori SGA una progressione. Oggi un DSGA, per quanto sia bello questo lavoro, nasce e muore DSGA. Noi vogliamo crescere, l'ultimo concorso ha fatto entrare in ruolo 2000 colleghi che hanno titoli, professionalità e competenze, così come ce l'hanno coloro che già c'erano, ma è giusto oggi, ancora più di prima, avere una progressione di carriera. Noi stiamo lottando per questo ed oggi ci sono in piazza tantissimi colleghi. Siamo uniti. Quale sarebbe il vantaggio per la scuola? Il vantaggio per la scuola è avere una maggiore diciamo stabilità nelle nostre segreterie, avere dei ruoli definiti, perché ad oggi le nostre segreterie si reggono sul DSGA, perché il resto del personale entra solitamente dalla terza fascia, per cui è personale non qualificato. In questo modo, così facendo, andiamo a creare un'area dirigenziale per il comparto amministrativo e a scendere si creeranno i presupposti per l'attivazione del profilo dell'area C e bisogna cambiare necessariamente il reclutamento del personale che oggi arriva in segreteria. Basta con i salti verticali. Tutti devono entrare superando un concorso, perché questa è la più grande vergogna d'Italia, che chi entra nelle scuole accede senza concorso pubblico. È il momento di dire basta, noi abbiamo vinto un concorso, in tanti siamo entrati superando un concorso molto complesso, per cui vogliamo il giusto riconoscimento. Ma volete un riconoscimento anche economico però? Assolutamente, è giusto che ci sia un riconoscimento anche economico, ma non ci soffermiamo a quello. Non siamo come i dirigenti scolastici che nell'unico incontro che hanno fatto con il ministro hanno chiesto l'aumento del loro stipendio, quando ad oggi un dirigente scolastico percepisce esattamente il doppio di noi, che siamo funzionari apicali, 3.000 euro in confronto a 1.500 euro. Diamo le cifre, perché di questo parliamo, è una vergogna assoluta. Prima della piazza, dove avete indirizzato le vostre rivendicazioni? Abbiamo mandato le nostre rivendicazioni al Ministero, a tutte le organizzazioni sindacali, e oggi qui con noi c'è la FLCGL, c'è l'ANIAF, c'è AIDA, insomma siamo in tanti, stanno prendendo degli impegni, ci stiamo confrontando, perché nel rinnovo del contratto ci deve essere qualcosa, altrimenti saremo di nuovo qui a protestare e non ci fermiamo. Se le scuole sono partite, aggiungo questo, in questi 5 giorni, come diceva lei, è merito dei direttori SGA, perché se non ci siamo noi le scuole si fermano, questa è la verità, perché siamo gli unici all'interno della scuola ad avere competenze amministrative, i dirigenti queste competenze non ce l'hanno, quello è il punto.